Benvenuti a Casimiri Radio, lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino. Ricordiamo insieme. Benvenuti al secondo episodio di Ricordiamo insieme, dedicato al giorno del ricordo. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi lo scrittore Diego Zandel, esule di seconda generazione da Fiume. L'autore ha dedicato all'esodo Giuliano Dalmata e alla questione delle foibe diversi libri, tra cui I testimoni muti, Le foibe, L'esodo, I pregiudizi, pubblicato nel 2011. Ringraziamo il nostro ospite per la collaborazione e cominciamo con il chiederle una testimonianza della sua esperienza. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Io sono nato in campo profughi, di Serpignano nelle Marche, del 48, da genitori fiumani, che esuli da Fiume, erano scappati da Fiume, che con i trattati di pace di Parigi del 10 febbraio del 47 era stato ceduto per aver perso tutti gli italiani. Hanno perso la guerra e quindi è stato dato alla Jugoslavia di allora, praticamente l'intera Venezia Giulia. È rimasta in Italia solo una parte della provincia triestina con Trieste. Il resto, le province di Pola, Fiume e Zara, sono state date alla Jugoslavia. E quindi tanti italiani che non volevano vivere sotto un'altra bandiera, parlando un'altra lingua, un'altra cultura, hanno deciso di andare via. 300.000 persone, tra cui appunto i miei genitori, hanno lasciato case. Molti familiari, come mia madre, hanno lasciato lì i genitori che erano ormai anziani, non se la sentivano di andare via, e le tombe dei propri cari, il lavoro che avevano, e sono stati allestiti all'epoca 109 campi profughi per accogliere tutte queste 300.000 persone. E in uno di questi, appunto, il campo profughi di Servigliano, sono arrivati i miei genitori, e poi io sono nato lì proprio, quindi sono rimasto alcuni mesi e poi da lì siamo trasferiti a un altro campo profughi a Roma, al villaggio Giuliano Dalmata, che erano i dormitori degli operai che costruivano quella che oggi è l'EUR e che all'epoca si doveva chiamare Esposizione Universale 42, sarebbe Esposizione Universale Romana del 1942, che era stata interrotta per via della guerra. E quindi quei padiglioni, quelle baracche in muratura, che erano i dormitori, che erano stati lasciati liberi, furono dati a noi profughi, a circa 2.000 profughi provenienti da Fiume e dall'Istria. E noi abbiamo vissuto 10 anni, fino al 58, quando hanno costruito le palazzine al posto dei padiglioni, hanno buttato giù i padiglioni. Vi ricordo solo che i padiglioni erano formati da corridoi collegati l'uno all'altro con delle pensiline, e in ogni corridoio vivevano 11 famiglie, quindi in piena promiscuità. Io sono figlio unico, però non ho mai sofferto la solitudine del figlio unico, perché bastava che aprivo la porta e avevo tanti amici della mia stessa età con i quali giocare, con i quali stare insieme. E lì la vita era molto triste, nel senso che c'era un lavandino col quale si faceva tutto, si lavava i piatti, si svegliava, ci si lavava il viso, si lavava la roba. E quando nel 58 invece ci diedero una palazzina, un appartamento in una palazzina, mi trovai improvvisamente con tre stanze, un bagno, una cucina, e la cosa mi sembrava un regno, anche se era una casa piccola che aveva 60 metri quadri, 62 metri quadri, però il fatto di avere addirittura due lavandini, una vasca e una stanza tutta per me, mentre prima dormivo con mia nonna e i miei genitori e le mie cugine anche, e quindi mi sarebbe sembrato una cosa, un grande passo, ecco, mi sembrava di stare in una reggia. E quindi questa è stata la nostra vita per la mia fino ai 10 anni.
e per i miei genitori, ovviamente anche loro, che erano passati poi a Fiume, vivevano in una villa, in un orto, una vista bella sul mare, e invece lì purtroppo era una vita grama. Poi per fortuna riuscirono a trovare lavoro, mio padre all'Adriatica Navigazione, la sua compagnia di navigazione, a mare delle coste, e riuscimmo a tirare avanti, e insomma, poi io a studiare, farmi studiare, e poi ho cominciato a scrivere, e l'avventura della scrittura, e ho scritto fino adesso 20 romanzi, in cui molti di questi, tra cui l'ultimo che sarà in uscita, è proprio in uscita in questi giorni in libreria, col titolo Eredità colpevole, parlano proprio di questa storia di Esodo e le motivazioni anche che hanno spinto la gente ad andarsene. Bene, grazie per la sua testimonianza. E lei ha anche collaborato con Simone Cristicchi per lo spettacolo Magazzino 18. Cosa ci può dire di questa esperienza? Sì, più che collaborato, diciamo che Cristicchi si è messo in contatto con me e aveva letto di Testimoni Muti e mi ha detto che ha tratto, è stata la sua proprio dichiarazione scritta anche ufficiale quando gli hanno intervistato, ha tratto le idee dal mio libro. Poi mi ha mandato il testo teatrale, la sceneggiatura del testo teatrale, che forse spero avrete visto, o comunque spero che vedrete, perché è ancora attualmente in scena proprio a Trieste, mi pare, e ho dato alcuni consigli su alcuni aspetti che ovviamente i quali erano più, e io ero più competente, perché Cristicchi è romano e non è figlio di Esuli, non ha vissuto in diretta, però è diventato quel suo spettacolo un grande testimone della nostra storia. Quindi la mia collaborazione non è stata diretta, non è stata una collaborazione d'esterno, di consulenza su certi aspetti che poi lui ha aggiustato e ha messo nel suo bellissimo spettacolo. Invece prossimamente sarà ospite a Perugia proprio per celebrare questo giorno, sì, le foibe, no? Saremo a Palazzo Nino Bari e con io e una scrittrice della minoranza italiana a Fiume. Voi sapete che appunto gran parte degli italiani sono andati via per il passaggio dell'Istria di Fiume alla Jugoslavia, però è rimasta una minoranza e che ha anche degli scrittori. Una di questi scrittori, molto brava, una poetessa, è Laura Martig. Questa Laura, che è stata anche per 10 anni direttrice del Teatro Stabile di Fiume, Teatro Stabile della minoranza di Fiume, con lei abbiamo fatto un testo inerente dei fatti che sono accaduti a Fiume il 3 maggio del 1945, cioè quando, 3 maggio del 1945, il giorno in cui sono entrati i partigiani di Tito a Fiume, la prima cosa che hanno fatto è stata quella di andare a uccidere i capi autonomisti. Gli autonomisti erano una corrente politica antifascista, comunque, che voleva che Fiume diventasse uno stato autonomo, un po' come San Marino, diciamo, ecco, come Monaco, perché aveva delle risorse proprie, aveva il cantiere, la raffineria, il porto, cioè aveva tanti elementi che gli consentivano anche di essere autonomo, di avere una sua vita politico-sociale statale, autonoma, e volevano quello. E quindi si rifiutavano molto, molto, con molta forza, che Fiume fosse annessa alla Jugoslavia. E quindi, siccome gli jugoslavi volevano assolutamente occupare Fiume, e siccome gli autonomisti avevano molta influenza nei confronti della popolazione fiumana, per togliere la loro voce e che i fiumani potessero non sentirla, li hanno uccisi. E qui c'è stato un
processo che a Roma si è svolto, perché i figli delle vittime si sono costituite parte civile, e c'è stato un processo a Roma che si è svolto nei suoi vari gradi per 7 anni, dal 1997 al 2004. Su questo processo abbiamo io e Laura Martic, che quando era giornalista, giovane giornalista del giornale quotidiano della minoranza italiana che c'è a Fiume, si chiama La Voce del Popolo, che è un giornale proprio della minoranza italiana, quotidiano proprio, e aveva intervistato il capo della polizia politica di Tito, che aveva commesso gli omicidi, si chiamava Oscar Piskulic. Per cui abbiamo fatto questo testo teatrale che si chiama Processo Oscar Piskulic, scritto sia da Laura Markic che da me. Laura mettendo le parole della sua intervista, e io invece avendo gli atti del processo di Roma, col quale tra l'altro ho costruito, sul quale tra l'altro ho costruito il mio romanzo, quello che vi ho detto che uscirà a giorni, Eredità colpevole, abbiamo fatto questo testo scenico teatrale, questo testo teatrale che sarà recitato da me e da Laura e anche da mia moglie Alessandra Baldassari, che farà le voci dei testimoni, al Palazzo dei Notari a Perugia, con circa 200-300 ragazzi delle scuole superiori che verranno ad ascoltare. Quindi sarebbe bello, magari, se mi capita di dire anche a voi, visto che sarebbe molto interessante, molto a prendere ecco, una parte di storia che è sostanzialmente una storia italiana, perché quelli che sono stati uccisi erano degli italiani uccisi dalla polizia politica, quella che viene chiamata, quella che era una Gestapo di Tito in qualche modo. Ecco, e quindi lo spettacolo verterà su questo. Noi l'abbiamo già una volta fatto a Torino con grande successo, poi è venuta la pandemia e siamo stati fermi in questo periodo, fino a questo periodo, e adesso di nuovo torniamo sulla scena con la speranza, insomma, di avere lo stesso successo che abbiamo avuto a Torino. A noi la ringraziamo nuovamente per la sua testimonianza. Buon lavoro. Grazie a lei.